Una buona giornata, amici di Billiard Channel Day 8, in diretta dall'Expo di Calangianus, per offrirvi la fase finale del campionato europeo per teams. E allora siamo ai quarti di finale, fra un po' ve li racconteremo tutti. Sul tavolo principale televisivo abbiamo la nostra Italia 1, non il canale, Italia 1, capitanata da quel signore che vedete inquadrato sulla sinistra, Andrea Quarta, che se la vedrà nel primo singolo con il danese di Danimarca 1, Jäger. Allora abbiamo, c'è anche Mirko Bianchi, sempre assorto nelle sue faccende domestiche, diciamo così. Bianchi sta gestendo il canale 2 del... Il canale 2, perché Bianchi è un fenomeno, così gestisce, è multitasking, gestisce col suo nuovo computer, che pare con l'intelligenza artificiale arriverà entro l'annata a fare anche la pizza margherita. E intanto colui che tutto deve saper fare, parliamo di Tom Ruban, è in regia, e il nostro piccolo ma grande Simone Favalli alle soggettive, per offrirvi le belle immagini che ci terranno compagnia, soggettive che ci terranno compagnia per tutta la giornata di oggi. Andiamo sul c'è anche il mio socio Nicola Biondi, che ho fatto anche un exploit nel pre-gara, sì, ho parlato con il danese approfonditamente, sì. Jäger ha 42 anni, gioca a biliardo a 5 birilli da soli 5 anni, poi si era dedicato ad altre specialità prima, quindi è sicuramente un giocatore di poca esperienza ai 5 birilli, però sicuramente pratica il biliardo da tanti anni, mentre Andrea Quarta, insomma, non ha bisogno di tante presentazioni. Allora vediamo il tabellone, parte sinistra, tabellone che potete trovare anche su gestionecs.com, proprio nell'area dedicata ai tornei. Andate poi nel sottomenu a vedere il lastotto e avrete il tabellone aggiornato, che è quello che sto consultando proprio io in diretta in questo momento. Parte sinistra del tabellone alta abbiamo la Svizzera qualificata agli ottavi, che se la vede contro San Marino. Italia 1, Danimarca 2, che è questa una delle partite, appunto quella che vi stiamo proponendo. Poi parte destra del tabellone, parte alta destra del tabellone, la Germania contro il Belgio. Parte bassa destra del tabellone, Italia 2 contro Danimarca 2, quindi un derby contro la Danimarca oggi. Per Italia 2 sono in campo nei singoli Emanuel Cucchiara, che se la vede con René Andersen, e Alessandro Mascia, che incontra il temibilissimo Henrik Riolt invece Michelangelo Agnello. Nell'altro singolo, per quanto riguarda Italia 1, se la vede con Johnny Pedersen. Allora spieghiamo la formula, Gianluca, perché è importante. Qualora al primo termine dei singoli il punteggio risultasse in parità, quindi 1-1, non verrà giocato il doppio, perché non è una conta. Partita che vale 1, sposterebbe l'equilibrio 2-1 per una delle due squadre, ma la staffetta vale 2 e quindi si ribalterebbe il risultato, diventa un doppio che è fine a se stesso e non verrà giocato. Qualora invece il parziale fosse 2-0 per una delle due squadre, allora chiaramente il doppio verrà giocato, perché potrebbe essere determinante per il passaggio del turno qualora poi il match terminasse 3-0, e quindi non verrà giocata la staffetta. Esattamente. Perfetto. In sintesi, sull'1-1 dopo i primi singoli non si gioca il doppio. Gioca direttamente la staffetta. Esattamente, sul 3-0 è finita, non si gioca la staffetta, perché non avrebbe più nessun tipo di valore. Intanto rimane corto Andrea Quarta su questo striscio di passaggio, ben posizionata comunque la battente nel centro del tavolo. Poi se la staffetta sarà anticipata o meno, questo non è dato saperlo, lo decidono solo in direzione di gara. Ma allora, sappiamo. Se si rispettassero gli orari del timetable, i quarti di finale
i doppi dei quarti di finale sono previsti per le 11.30 e le eventuali staffette alle 13.30. Poi una pausa dalle 16.30 in poi, con turni rispettivamente 16.30, 18 e 20, avremo le semifinali, quindi primi singoli, alle 18 i doppi e alle 20 le eventuali staffette. Qualche tiro fa Quarta aveva realizzato 8 punti con un bellissimo traversino di calcio, adesso una conclusione frontale di sventaglina per il Cannibale, sempre perfetto in colpitura, via il filotto di prima, altri 8 punti, in totale sono 16 per Quarta. 16-3 il parziale per la nazionale italiana. Attenzionato a tirare il gancio, la garuffa Jager, anche se c'è un passaggio molto radente al birillo. Vorrei che le palle terminassero nello stesso lato, venendoci, infatti mi sembrava un po' dura. No, presa. Ah, l'ha presa? Sì, infatti anche Quarta stava chiamando il fallo l'arbitro, ma Quarta ha subito detto che la palla... Come dire, con me stai tranquillo che se la prendi, te lo dico. Vediamo la replay. Io questa, sinceramente, a questa velocità non me ne ero accorto. Se ne era accorto sia il giocatore della Danimarca che sia Quarta, però sai, essere lì è abbastanza... Quarta, tutto biliardo, questo giro e pallino da 4 nelle intenzioni. Sì. Infatti avete visto Quarta subito e dice no, stai tranquillo, l'ha presa. Ha detto no problem e poi gli ha fatto segno con l'occhio. Un Quarta internazionale, eh? Eh sì. No problem. Siamo quasi al the bookies on the table, è il passo successivo. 20-3 in favore di Quarta, ricordiamo. L'incontro termina ai 100 punti. Quarta già piuttosto sveglio, nonostante l'ora non proprio mattutina per gli atleti del biliardo, no, cioè no, l'ora un po' mattutina per gli atleti del biliardo. No problem, ho visto io. È la risposta del danese. Di discreta qualità questa conclusione di raddrizzata, ma diciamo anche di più che discreta, la fiondata c'era tutta. Sul nostro tavolo televisivo di appoggio, il biliardo numero 10, invece potete seguire la partita tra la Germania e il Belgio. Sì. Allora, la Germania schiera Luigi La Rocca, mentre Peter De Base per il Belgio. Tra l'altro Luigi non è, guarda, una roba che almeno approfitto per salutarlo, mi ha detto ieri, fa, guarda che non sono campano, ma ti mando i saluti di una persona e un abbraccio a una persona che conosci molto bene, che è stato uno dei miei primi maestri, se non il primo, è un mio compare, no? E tu lo conosci molto bene, fin da bambino, ti faccio. Chi è? E mi ha mandato i saluti, Salvatore Tirri. Ah, è vero, è vero. Tra l'altro ho visto che ha anche commentato Salvatore, sì. E infatti è di... è siciliano. Di Licata, per la precisione. Candela di Quarta che allunga bene il gioco fino in fondo alla sponda corta, lascia questa conclusione che interpreta di una passata il danese, non prende una porzione che sposta la biglia di Quarta verso il castello. È ancora una buona occasione per il Cannibale, per lui questa è una buona occasione, per altri magari un po' meno. E qui si raddrizza tanto la biglia bianca sulla sponda, sull'ultima sponda corta. Ecco, se devo trovargli
un pelo di difetto a questo tavolo, che questa corta rientra un po' di più rispetto all'altra. E allora, questo è strano. Ecco, è una cosa dove sicuramente Maurizio ci starà attento e farà le opportune modifiche, perché due lunghe uguali non ci sono neanche se le stampi, nel senso è difficilissimo trovarle due lunghe uguali, perché il cambio gomme è fatto da tre file di gomme, ok? La gomma, per come è prodotta, è lunga quanto la sponda lunga, quindi le lunghe si cambiano con due gomme diverse. La sponda corta sono fatte quanto una sponda corta, quanto una sponda lunga. La lunghezza naturale delle gomme è quella della sponda lunga. Ah, quindi con due gomme fai le due lunghe, ma le corte le fai con una gomma sola, tagliata in due. E quindi è più facile che le corte siano uguali, e per il nostro gioco è importante che le corte siano il più simili possibile, perché ad esempio se una corta cede e una corta è rigida, no, oltre al filotto hai tante altre differenze, una su tutte è la garuffa. No? Garuffa, i giri, insomma, tutto quello che batte sulla corta. Esatto. Attenzione qui, prendere in pallo il danese su questa traversina a girare. Forse può realizzare il pallino da 4 in modo del tutto casuale. Però paga la stella. La stella in cui deve tirare un pallino da 3 prendendo la biglia sul lato sinistro. Deve rialzare un po'. La prendere abbastanza grossa per rialzarlo, eh. O lo rinuncia. Allora l'ha rinunciato. Ma non so se ha fatto un affare, Andrea. Però effettivamente non era proprio così, no, a spingere, no. Andava preso il pallino da 3, quantomeno non era scontato come pallino. Si poteva rialzare anche facendolo da 4, però lì si rischiava il lascio biglia, sì. E quindi è qui la combina il danese, perché non prende una porzione di biglia piena. Qui quarta avrà sicuramente il fisso. Ma ci sta anche che lo giochi di due corse a ritornare a pallino 4. Fatto. Un po' di presa di pallino ideale da 3 per quarta, perché anche se ha preso il pallino da 3 secondo te l'ha proprio rinunciato o non gli è partita la steccata? Gli è partito poco effetto, ha rinunciato sia al pallino da 3 sia al pallino da 4. È partito poco effetto e quindi si è aperta poco la bianca, o l'ha presa troppo grossa e gli è partito poco effetto. Voleva fare il filotto più dalla parte di destra, vedendo da dove tira. Esatto. 43-13 il parziale per quarta, che ha preso già subito il dominio di questa frazione, di questa prima frazione ai 100 punti, anzi di questa prima partita ai 100 punti. Si parla di frazione quando si parla di staffetta. Tanto il parziale di Aniello è sotto contro Pedersen per 45-37, è l'altro singolo della nazionale italiana 1. Diamo un'occhiata anche alla nazionale italiana 2, è sotto Cucchiara contro Andersen 70-34. Intanto quarta prosegue con le sue marcature di prima, altri 12 punti, partita impeccabile del Cannibale. Invece Mascia avanti 50-36 contro Riolt. È un inizio difficile per l'Italia, Sì, a parte per Angelo Aniello, tutto recuperabile, 8 punti, situazione complicata invece per Cucchiara, che è sotto 70-34. Probabilmente un Emmanuel che sta sentendo il peso della situazione, diciamo così. Intanto vediamo se lo riesco a intercettare visivamente. Sì, ce l'abbiamo proprio a favore di visuale. Ecco, con il danese Emmanuel perderebbe anche a braccio di ferro, perché esattamente, non so se l'hai visto il danese, socio. È abbastanza il doppio, guarda è lì, ce l'abbiamo là. Sta tirando adesso, lo vedi? Esce dal lampadario. Sì. Proprio è il doppio secco di Emmanuel.
tanto il mio socio sta, stai facendo il social adesso. Sì, no, uno ha chiesto se poteva farmi una domanda, ho detto se è facile. Ti hai scritto davvero se è facile? Sei fantastico. 43-13 in favore di Andrea Quarta. 55-13 scusate, in favore di Andrea Quarta. Impegnato il danese a una soluzione di due dalla lunga. Buona la presa di palla, sbagliata la forza. Non difende, sfaccio per Quarta. Messa proprio nel punto migliore per il cannibale questa posizione, infatti non lascia lì il filotto. 10 punti, parcheggia la sua biglia in buca e l'altra in difesa diagonale. Davvero impeccabile la partita del cannibale, che qui però c'è una roba tecnica che sarebbe bella da spiegare ai nostri amici. Allora, qui è andato, vediamo se la so. Dai, vado. Dai. Allora, praticamente dando un po' più effetto, è andato in scarto, l'ha presa più grossa, anziché fare la canonica lunga centro, prendendo la più grossa ha rallentato più la sua e ha più guadagnato la biglia avversaria. Bravo, perché ha scartato? Perché gli ha dato l'effetto a destra. L'effetto a destra si dà, se la vuoi tirare con la forza lì. Perché ha fatto il ponte un po' più lungo. Perché, come il suo solito, perché aveva il ponte lungo. Socio studiato. Bravo, migliorando. Bravo. Ponte lungo anche con poco effetto tende ad andare assolutamente contro taglio. Intanto fisso per... Sì, ma si è visto. Intanto nell'accosto non aveva avuto fortuna il danese, Quarta ha realizzato 6 punti, non si salva neanche qui, abbastanza ingeneroso il parziale con Quarta a mano sul panno, ed è difficile pensare che dopo numerosi filotti marcati in maniera impeccabile possa sbagliare anche questo. Vediamo, cerco un po' di gufargliela, vediamo se ce la faccio. Questo no, ha tirato l'americana arrivo pallino 3, insomma un po' d'accademia per Quarta, giustamente, dai, questa ci stava. Sì, non è che mi piacciono molto. No. Sì, non qui. Bellino il tiro, cioè sarebbe, però non l'avrei giocato. Intanto Jäger chiaramente tira sul pallino, c'era una costruzione, un'idea, un progetto almeno su questo impatto sul pallino. Intanto quarta tutto biliardo, lascia andare 10 punti. È giusto fare così, è quello il valore dell'avversario, vale 13, deve far 13. Lì ci avevo anche 14. Vai Tom, entra in diretta Tom, almeno vieni in diretta Tom. Sentono la tua voce, vai Tom, facci la domanda. Buongiorno Tom. Buongiorno, benvenuto in diretta Tom. Aspetta. Box. Secondo voi ragazzi? Buongiorno Tom, almeno salutiamo anche la Vale, presa al volo, hai visto? Ciao Vale, guardate che bella che è la nostra responsabile delle comunicazioni, la nostra super Vale. Anche se i capelli, l'acqua di Calangianus gli cambia un po' il volume dei capelli, ma
Vai Tom. Allora ragazzi, la mia domanda è quella: secondo voi giocare comunque contro un ex campione d'Europa e anche campione del mondo influenza gli altri giocatori? In senso, nel punto di impusto emotivo, gli fa giocare peggio. Allora, vai, rispondi tu, poi dopo dico la mia. Allora, beh, un po' giocare con Andrea Quarta, te lo dico per esperienza, per averci giocato anche diverse volte, è difficile, nel senso che sai che, ma non per il fatto del campione d'Europa, del campione del mondo, sai che stai giocando con un fuoriclasse talmente ad alto livello, sai che praticamente non puoi sbagliare niente, e quando sbagli lui probabilmente ti punisce. Hai la pressione di sapere che invece quando sbaglia lui tu devi necessariamente attaccarlo e punirlo, e quindi chiaramente la pressione che hai addosso è una pressione completamente diversa. Poi ci può essere effettivamente verso, ripeto, un fuoriclasse di questo tipo un po' di timore reverenziale, forse la prima volta, ma poi a una competizione, soprattutto in queste competizioni, il timore reverenziale non ci deve essere. Paura, rispetto per tutti, ma paura per di nessuno, assolutamente. Allora dico la mia: con certo. Quarta è molto bello, quando sai di dover giocare con Quarta la sensazione è molto bella, perché sei orgoglioso che sei arrivato a giocare contro un campione, guadagnandoti o appunto una chiamata in nazionale o appunto una possibilità in un torneo. Dopo che incominci a giocarci, dopo 5 minuti capisci che era meglio farci giocare qualcun altro. Vi racconto io un aneddoto adesso, intanto che la partita si sta esaurendo. Qualche anno fa eravamo in quel di Gallipoli. Nicola Biondi vince una batteria bellissima a Gallipoli in una gara nazionale, era il trofeo Caroli Hotel, il Gran Premio Bettita, di tanto si può dire che è stato uno sponsor federale, e vince e deve sorteggiare. C'era libero quarta. Pesca Quarta. Già la moglie al telefono gli aveva fatto notare che la scelta non era eccezionale. Ma lui era entusiasta fino a che non siamo arrivati alla camera d'albergo, che noi dormivamo praticamente sopra il biliardo, nella stanza sopra il biliardo. Quando siamo usciti, tra l'altro andrò anche in diretta streaming, se la cercate c'è ancora quella diretta lì, che io commentavo chiaramente. E siamo a maggio, la commentavo. Sì, se non sbaglio ho commentato a maggio, e niente, praticamente poi Nicola ha capito che la scelta non che era potevo quella. Potevo pescare assolutamente meglio. Assolutamente. Intanto andiamo a schermo pieno. Prego. Un ipotetico match point per Andrea. Non, ma vuoi dire che prima non l'ha tirato perché aveva paura di scartare? Ma senti, me l'aveva già detta questa cosa Andrea, allora, il fatto dello scarto. E poi dopo stava dando l'effetto a sinistra, che secondo me è quello dove non pecca un po' di più, però preferisce tirare con l'effetto a destra di mezzo colpo. Sì, però l'effetto a sinistra gliene dà di meno Andrea. Sì, però era fuori mano, capito? È no, come con l'effetto a sinistra sei di mano di lì. Sì, ma è come se tirasse una palla al punto non dalla sua parte, capito? Sicuramente, ma per chi da poco effetto a sinistra, ma ne tiri meno. Sì, ne tiri meno di sicuro rispetto alla palla al punto. Però boh, che abbia avuto paura davvero di scartare prima, ci sta. Scusate, siamo stati nei quarti di finale, la partita è a 120, chiedo venia, no, non lo sapevo. Ecco, allora no, nostra colpa. Andiamo a vedere intanto che andiamo a vedere se, anche un attimo se Manuel ha un po' recuperato. Innanzitutto Aniello è 60-57, ha recuperato Emanuel, dai, 87-64, ci siamo messi più sotto. Una partita a 120 è ancora fattibile per Emanuel recuperarla. E Mascia avanti a più 16, 90-74. Vi ricordo, se volete seguire i punteggi in diretta, andate su gestionecs.com e andate nel sottomenu riferito chiaramente al campionato europeo a squadre, che si chiama Five Pin National Team Last 8, ultimi 8, quindi è l'ultimo che trovate, penultimo. Comunque è un menu sulla sinistra della pagina. 101-30 il parziale, il Cannibale è in assoluto controllo, addirittura bellissimo, facci vedere il replay.
Tom di questo traversino a richiamare la propria biglia di storno. Eh sì. E a trovare difesa diagonale. Questo è un tiro che gioca molto bene. Incidente di percorso per il danese che di gancio non riesce a entrare a sufficienza, regala 4 punti a quarta. Effettivamente è una giornata difficile per Eger affrontare anche un quarta di, con questa se tira la sventaglina può rispettare il pallino da 4 anche e prenderlo dopo. Addirittura a mo' di carambola. Sì. Un quarta effettivamente, sai, 170, un quarta un po' in accademia adesso sicuramente. 107-30. Vediamo se passa questo striscio sul secondo passaggio. Solo due per il danese. Tanto Mascia, lo strappo importante, 108-76, mentre avanti Maurizio Gobbi nel suo singolo per San Marino contro Giaccari. Angolo di terza, arrivo pallino 3 per Andrea Quarta. Aniello avanti 10 punti, 70-60 contro Pedersen. E De Base avanti 10 punti, 44-34 contro Luigi La Rocca. Qui si sta parlando di Belgio Germania. 30 per il Belgio, avanti contro Gabel 79-64, e Andersen purtroppo si riprende quasi 30 punti di vantaggio, 104-76 contro Emanuel Cucchiaria, mentre a 4 punti dalla chiusura Alessandro Mascia, 116-76. Quindi dovessero terminare così, per esempio Italia 2 contro Danimarca 2, si andrebbe a non si giocherebbe il doppio, ma il si doppio. Andrebbe direttamente alla staffetta. E intanto è match point per Andrea Quarta, vediamo se si concretizzerà con questo filotto di prima incrociare e pallino 4. No, ha tirato il 12 di Castello. 2-2 filotto, strike. Tutto giù per terra. E vince Andrea Quarta con molta semplicità. Sì. Sì, non ha avuto grande grande gioco dall'altra parte Andrea, non è stato contrastato. Un singolo per lui esaurito in una manciata di minuti. E Italia quindi che porta a casa a questo punto. A breve vi aggiorneremo anche degli altri risultati quando torneremo in diretta. Quando torneremo in diretta il nostro timetable ci dice intorno alle 11.30, per cui sono previsti gli incontri di doppio. Incontri di doppio che già conosciamo, l'incontro che allora, passeremo. Allora, l'Italia 1, perché vediamo Cucchiaria se ha un po' recuperato. Vediamo il parziale di Emanuel, perché lì è fondamentale per capire se verrà giocato il doppio da Italia 2. 106-84, sicuramente complicata. Probabile. La situazione per Cucchiaria. Vediamo anche Aniello per Italia 1, avanti 75-68. Allora, se trasmetteremo sicuramente una partita di doppio di qualche nazionale, se a meno che non finiscano tutte sull'uno pari, ma mi sembra difficile, noi ci ritroveremo in diretta qua alle 11.30 sempre su Billiard Channel, il canale Billiardo. Nel frattempo voi seguite il canale numero 2 di Billiard Channel, sul Billiardo numero 10, dove stanno giocando Germania contro Belgio, e per la Germania Luigi La Rocca, per il Belgio Peter De Base. E poi se volete seguire gli incontri, tutti i risultati degli incontri, collegatevi al sito gestionecs.com. Possiamo dare un occhio in qualche modo alla partita di Cucchiaria, guarda, sì, ce la immaginiamo un po', ma andiamo al termine, andiamo fino alla fine. Sì, dai, seguiamo un attimino, che almeno noi intanto vediamo col punteggio come siamo messi, ma forse ce la fa anche a passarcela. 110-89.
Allora, 110-89, giro per il danese stretto, occasione per Manuel. Oh, terminata intanto la partita di Mascia, credo che abbia vinto. Sì, perché con la felpa. Emanuele Filotto di secondo, ha visto andare giù solo un birillo, il pallino, casomai chiediamo gentilmente all'arbitro, almeno quello che... Ecco. Ha realizzato 8-6. Adesso vediamo nell'aggiornamento del punteggio. Allora, credo uno sfaccio e pallino da 4. Sì, potrebbe anche giocare. Pallino da 4 non l'ha fatto. Oh, non ha fatto neanche un birillo. Allora, tu guardala da lì, che io la guardo qua in diretta, che mi piace di più, socio. Facile, eh? Che io me la devo immaginare e tu no. La vede, probabilmente. Si è puntato per il tiro. Vola giù via il filotto. Sembra un po' abbondante, vediamo quanto rientra la biglia bianca. Quindi siamo 110 a 103. Opportunità di chiusura per il danese, anche se dovrà giocare con una prolunga. Chi? Oddio, a parte è abbastanza alto, eh? No, è proprio circa 2 metri, no, ce la fa anche senza. Vediamo la chiusura del danese. È 10 e ci sono, e chiude il danese addirittura con 14, e quindi parziale di 1-1 tra Italia 2 e Danimarca 2. Si complimentano i compagni di squadra danesi con Petersen, no, come si chiama? Mi sono perso. Andersen, René Andersen. Quindi allora 1-1 tra Italia 2 e Danimarca 2. Vieni pure su di noi, che almeno salutiamo. Non si giocherà la coppia, ma andremo direttamente alla staffetta. Esattamente. E intanto andiamo, ecco il biliardo di Aniello. Questo lo vediamo comodamente, che bello. Sì, possiamo finire di vedere Aniello con tranquillità. Vediamo il parziale. Allora. Siamo lì, 6 punti per Aniello, 77-76, quindi si va 83-76. Ricordiamo, la partita è 120. Ho già capito, socio, ci immagineremo tutte le partite. Sì. Io non questa, chiuderemo io mai questa tutte le dirette. Ce l'ho una volta, tre l'abbiamo quarti, fatti 5 insieme, ti ricordi? Sì. Ma adesso stiamo aspettando i droni. Secondo me arriva. Bianchi ce lo fa, lo scherzo del drone ce lo fa prima o poi. Oppure ci mettono a noi le ali con il microfono telescopico e giriamo sui biglietti. Potrebbe essere una soluzione. Ma che scherzo davvero. Allora, bella risposta del danese, che realizza 10 punti su questa raddrizzata di seconda e terza, si porta avanti di 3. Aniello, bravo, una bella uscita di una passata di parabola, 5 punti fondamentali per il campione europeo, 88-86. Allora, passaggio difensivo per il danese o ci tira? Questo non lo possiamo sapere, perché non vediamo che tipo di colpo sta dando alla palla. Va di striscio, è una buona uscita.
sembra un birillo sia stato realizzato. No. Passato vicino al castello e vicino al pallino. Buone notizie per l'Italia. Garuffa per Aniello. Un ipotetico arrivo pallino 3. Allora, ci hanno, abbiamo sbagliato noi, in buona fede, ma a dare un'informazione nel caso sì, perché dell'1-1, storicamente era sì, stato così. Esattamente, diciamo. Sull'1-1 comunque si gioca al doppio. 3-0 non si gioca staffetta, ma 1-1 si gioca al doppio, anche se di fatto non ha valore di punteggio, però viene giocato al doppio. Ma credo che questa decisione sia stata presa soprattutto per far provare il tavolo, perché siccome è anche vero, giusto, se no si rischia di avere la staffetta meno determinante. Ah, è una regola certa, ci sta dicendo la nostra dottoressa Spada, quindi. Ma però se ci pensi è anche giusto, perché effettivamente sai, la staffetta non inficia sulla prova del tavolo, invece effettivamente col doppio hai una partita in più. Sì, sì, assolutamente. Intanto quindi, bricolla 4 punti per Pedersen. Bricolla per Aniello. Bella risposta di Michelangelo sul largo. Segno 6 punti. 6 punti per Aniello. Hai visto come le vedo bene anche con sì, io pensavo avesse fatto 4, ti dico la verità. Però come ho fatto a vederlo? Vabbè, Socio, tu hai un occhio bionico anche lateralmente. Di qua, guarda che bello di qua, Socio. Ma quanto è bello commentare il biliardo da quassù. Qui dovrebbe vedere una porzione di biglia, però non sicuramente da ricavare il biglia, che ci fai poco, perché sarebbe uno striscio stretto e corto, cioè non è che hai tutta questa gran cosa. La raddrizzata mi sembra brutta. Decide per la bicolla Pedersen sullo stretto. Non l'avrei tirata, cioè sì, l'avrei tirata così, ma questo corre tanto quel biliardo lì. Non lo so. Beh, guarda al fine corre, io volevo, cioè stavo dicendo, avrei tirato in fondo al pallino. Anche lui. Questa viaggia bene, vediamo se si apre in terza. Solo 2 per Aniello, però. Però grande steccata di Michelangelo questa. Ed ottima gestione della battente che rimane al centro, una difesa centrale per Aniello. Intanto si sta concludendo la partita sul biliardo 2. Gabel ha ribaltato l'esito dell'incontro per adesso 114-108. Anzi, mi sa che Gabel ha chiuso con 6 punti caduti. Era 114 Gabel, quindi ha vinto Gabel. Intanto è andato al volo Pedersen, non si salva, sfaccia a disposizione di Aniello che potrebbe tirare così la volata finale verso i 120. 96-90, sfaccio per Aniello. Il 2 c'è e non ce ne stanno altri, solo 2, una steccata un po' rigida partita al campione di Mola di Bari. Credo sia rimasto anche fuori, Gianluca. Sì. Sì. Credi bene. Sì, Gabel 120-108. Terminato. Si sono terminati quasi tutte le partite tranne questa di Aniello e quella che vede impegnati De Base contro Luigi La Rocca. Qui Pedersen può andare a questa stretta. Ben realizzata, 8 punti ci sono, vediamo se saranno 10 per la Danimarca. Sono 10, mette la freccia 100-98, ma c'è l'opportunità di replica per Aniello. La drizzata di seconda e terza per il campione di Mola di Bari. Solo 4 per Aniello. Se ne arrivano 7 probabilmente.
Le biglie rimangono nello stesso lato, oppure la deviazione del pallino aiuta Aniello, che chiede scusa e ritorna in difesa centrale. Pericolo scampato. Sì, l'aveva una nota super favorevole per l'aveva per sbagliata l'Italia. Anche questa Michelangelo non aveva, ma si vede proprio anche nel brandeggio di come abbia la, guarda Michelangelo sta, voi non lo potete vedere, è nell'angolino, ha messo le mani sul biliardo, ha le mani fredde, ed è una delle cose che ti fa giocare peggio a biliardo, avere le mani fredde, non si sentono assolutamente le forze, le steccate. 105-100 per Michelangelo Aniello, garuffa per Pedersen. Garuffa, giocata molto bene da Pedersen, che realizza due punti. 105-102. Ma quanto è cresciuto il livello della Danimarca, socio? Ora non è più un'individualità, proprio una crescita tutto tondo. Garuffa in risposta di Aniello sullo stretto, passa vicino al castello, non realizza nessun punto. Ma credo che non abbia neanche difeso, anche se la replica è tutt'altro che semplice. Credo addirittura veda lo sfaccio, da qua mi sembra che lo veda, ma siamo proprio al limite. C'è bello anche l'angolo di prima, veloce a venire a 4, un 4 piuttosto grosso. Un'angolazione che ti potrebbe premiare anche lo stretto, poi a garuffare. Tiro che potrebbe avere nelle corde il danese, che comunque viene dalla carambola, quindi potrebbe essere nelle opzioni del tiro, e mi sembra, vederlo dal vivo da qua, mi sembra anche messo parecchio bene, anche perché se si ingrossa questa palla qua può venire di seconda e metti al centro le biglie, c'è molto sviluppo su questa posizione. L'unico neo è se ti chiude tantissimo il biliardo, se è un biliardo di quelli che chiude tanto potrebbe, però sembra messa bene questa palla. No, però inclina, se inclina non lo tira. L'effetto a destra tira lo sfaccio. Ma lo sfaccio sinceramente non lo tirerei a questo punto. Vediamo se torna almeno in difesa. Tirata bene, però è... era proprio complicatissima da sistemare come palla. Difesa centrale per il danese, alla fine una buona conclusione per lui. Garuffa per Aniello, una buona divisione per Aniello, che trova una bella difesa trasversale. Tu l'avevi già visto giocare Pedersen? No. Anche per me è la prima volta. Ma sta sbagliando palla? No, questo mi dispiace. No. Ma perché? Ma guarda, infatti anche Alisei sta guardando. No. Qualche modo se n'è accorto. Tra l'altro non so se meno male, perché sarebbe stato effettivamente molto. Non so se nel regolamento europeo possono essere avvisati i giocatori. Questo lo ignoro. Sì, ma bene così, nel senso. Ma che... scherzi, no, guarda, sinceramente mi sarebbe molto dispiaciuto che. Due a scendere per Pedersen. Meno male che ogni tanto qualche errore di valutazione di esperienza lo fanno, nonostante la forza sia ottima.
però da quel lato lì si rischia di andare sotto giro con arrivo pallino 3, quindi lo eviterei caldamente. Qui è costretto a giocarlo, lo giocherà a parificare comunque, mezzo colpettino, è nelle corde del campione d'Europa. Eccolo qui Michi, realizza 10 punti, parcheggia la sua biglia in buca, super tiro di Aniello. Eccolo qui Michi, capolavoro, 13 punti per Michelangelo Aniello, il colpo del campione al momento giusto, in un momento di difficoltà tira fuori davvero una perla Michelangelo Aniello. Adesso si fa complicatissima. Sì, anche perché è un parcheggio di quelli, cos'è, un giornaliero, no? No, più che altro l'uscita ti porta verso il pallino, quindi è fatto scacco matto in una sola mossa Michelangelo Aniello. Io sinceramente non vedo una soluzione qua. Sì, una sola, l'appoggio. L'appoggio può rimanere davanti a pallino 3. Passo non si può dire, se tira il girone va sotto pallino. Sai cosa ci sarebbe? Il giro di finezza di palla. No, il giro di finezza di palla. Ah, sì. Poi ti svegli tutto sudato, però. Tu hai chiesto una soluzione, io te l'ho dato. Esiste. Cos'è venuto fuori? Ti ho chiesto scusa perché non lo possiamo sapere. Abbiamo il replay da questa telecamera. Pensa se gli fosse mancato 8. Aspetta. Adesso facciamo tirare Aniello, poi dopo cerchiamo di capire cosa è venuto fuori. Secondo me lo spondapalla ha rimpallato, è venuto fuori l'angolo. Però l'arbitro ci fa steola piena. Michi, a cui si arrivano 2 punti. Li realizza, vince Michelangelo Aniello con un po' di patema. Non c'è replay. Va bene. Allora chiudiamo per adesso. Vieni qua accanto a me, socio. Facciamo. Oh, là. Sono tutte finite le partite. No, manca la Rocca contro De Buzz. Questa sotto di noi, la Rocca De Buzz. Allora, dai, facciamo un piccolo riepilogo. Allora, quindi quarta ha vinto l'Italia 2-0, quindi verrà giocato il doppio, verranno giocati tutti i doppi, ma sarà un doppio decisivo anche per il passaggio. Se Gomez, Caratozzolo vincessero a Christoffersen e Sciorup, l'Italia 1 andrebbe già in semifinale senza aver bisogno della staffetta. Poi Luigi La Rocca sta perdendo 95-55, mentre Gabel ha vinto contro Trentino e quindi siamo ipoteticamente 1-1, così come 1-1 invece già definito è la partita tra Italia 2 e Danimarca 2, perché Cucchiari ha perso da Andersen e Masci ha vinto a Riolt. Poi per quanto riguarda la Svizzera, vediamo la Svizzera. Belfiore ha vinto a Guardigli, mentre Giaccari ha perso contro Gobbi, quindi 1-1. Grande Maurizio Gobbi, super prestazione. Poco più che adolescente Maurizio Gobbi. Quindi la staffetta sarà ininfluente, sarà decisivo il doppio ininfluente sarà decisiva la staffetta. Insomma, si stanno configurando anche qualche sorpresa, ti dirò. Sì, perché sì, molto bene. Ti sei dimenticato la spillina, vedi? Sì, è vero. Stamattina, sì, stamattina eri un po'. Sì, ero un po' in confusione. In confusione. E allora noi speriamo di non andare in confusione durante la giornata. Vediamo anche se, anche se Mirko ci la metterà tutta. Sì, per mettere le partite. Però guarda che bella, questa qua è l'inquadratura più bella, guarda, con la nostra controimmagine nel vetro dietro, è perfetto. Allora, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina, almeno saprete sempre quando Billiard Channel è in diretta, quindi staremo tutto il giorno insieme, un grande biliardo, campionato a squadre europeo, su Billiard Channel, il canale del biliardo, a più tardi. A dopo, ciao.
This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.